Eccoci di nuovo a bordo, stiamo dirigendoci verso l'aeroporto di Fiumicino. Selezionerò. Allora, idealmente a 200 nodi dovremmo praticamente stendere il carrello d'atterraggio. Eccoci qua, e ora facciamo un'altra cosa. Simuliamo una avaria a tutta la parte sinistra dell'aereo per l'atterraggio finale, e ora invece ci facciamo una bella. Allora, stiamo atterrando, per atterrare, allora facciamo una cosa. Teniamo sul muso. Disconnettiamo l'autotrust e l'altimetro. Ovviamente non abbiamo tutti i motori che hanno l'afterburner, accendiamo tutto l'afterburner e compensiamo il fatto di avere un motore inoperativo. Tiriamo giù, ok, trimiamo, ok, ben fatto. Così vediamo un pochino di verificare. Stiamo abbinando con un ratio molto, molto accentuato. Vedete l'indicatore qui che sta aumentando. Ci stiamo approssimando allo stallo. Dovrebbe stallare tra breve. Ecco, infatti abbiamo stallato. Allora faccio un'altra cosa, perché questo è nav mode, intanto vedete. Ok, simuliamo anche la piantata all'altro motore. Quindi togliamo questo bruciatore. Allora, dobbiamo virare per 2150. Lui si è autoritrimmato, ovviamente, l'aeromobile. Abbiamo la parte sinistra e destra completamente i motori non funzionanti, quindi stiamo tentando di atterrare solo con due motori.
Vediamo se ce la facciamo. Abbiamo fatto una, praticamente una specie di biscotto. Abbiamo preso un po' di G. Ora, ok, possiamo scendere visore a zero. Siamo un po' inclinati perché non abbiamo la... Abbiamo messo tutta manetta, i motori sono al massimo. No, non ci consente il motore. Nav mode engaged. Quindi dovremmo... abbiamo intercettato. Però c'è un problema tecnico. Il carrello ci sta portando fuori dalla... Ci sta riallineando, i motori vanno indietro, però sono abbastanza potenti perché tengono praticamente ogni motore sono 38.500 libbre di spinta. Non possiamo mettere carrello se non andremo giù a causa della resistenza, perché ne fa una quantità immensa il Concorde. Acceleriamo un po'. E vediamo se possiamo concludere questo atterraggio senza ucciderci. Siamo a 12 miglia, ok. Siamo a 3.500 piedi. Ora facciamo le chiamate radio. Un avvicinamento. Ci settiamo l'altitudine di visione, sarebbe quella dove, oltre la quale continuiamo.
Vabbè, ormai siamo autorizzati a questo. Abbiamo la pista davanti a noi. Metto visuale esterna, metto ok, visto out, knob light out. È difficilissimo pilotare senza due motori. Siamo completamente disallineati. Ecco, siamo morti. Non è facile. Non è facile per niente perché siamo molto con due motori out.